qua. Ciao. Vedete, ci vedete gioiosi e sorridenti perché ci si diverte, eh? Siamo sì, bene insieme. Abbiamo iniziato già la prima parte con un approccio, devo dire, perché non ci si conosceva. Adesso ci si conosce e quindi sì, mi auguro che questa seconda parte sia ancora più bella, ancora più bella, anche perché vorrei io a questo punto dire a Laura se ci può raccontare qualche chicca riguardo, insomma, la registrazione, insomma, il film dove lei è stata una delle protagoniste, e La stranezza, parliamo della stranezza, quindi sì, qualche stranezza tu ce la potresti magari... Qualche stranezza. Allora, intanto una curiosità. E questo lo posso dire. In pratica, tu hai visto il film, Maria Grazia no, quindi dirò delle cose che non anticipino quello che è il film, perché è una cosa che in primis non sopporto quando lo fanno, soprattutto quando dicono i finali, e a volte lo fanno e li ucciderei. Allora, il film... come si sa, perché si sa anche dal trailer, c'è una parte siciliana e una parte romana. Ci sono queste due compagnie, la compagnia della filodrammatica amatoriale siciliana e la compagnia professionista del Valle. E questo si sa perché Pirandello, insomma, è siciliano e ha operato al Valle ai tempi. E parla di quanto lui sia stato... come si dice? Dico, è stato trattato male, non è stato capito. È stato trattato malissimo alla prima dei sei personaggi in cerca d'autore. Ma prima cosa è successo? Lui ha avuto una crisi, ha avuto il blocco dello scrittore. Dovendo venire in Sicilia per andare a consegnare una sua lettera a Giovanni Verga per il suo 80° compleanno, nel frattempo accade un avvenimento e lui incontra questi due Ficarra e Picone, Becchini, che nel frattempo hanno anche una compagnia teatrale. Allora, noi facciamo parte della compagnia teatrale degli Scalcagnati Siculi. E, cosa accade? In realtà a noi, della compagnia teatrale dei Siculi, e penso anche ai colleghi di Roma, non hanno mai mandato il copione per intero. È una cosa straordinaria, che non accade solitamente. E io penso che questa cosa sia stata voluta. Non ci hanno mandato il copione per intero, perché in realtà i due lavori, quello del teatrino siciliano e quello del teatrino professionista, i due lavori non si incrociano mai. Pirandello cercava l'ispirazione per lo sblocco da ciò che stava scrivendo in merito ai sei personaggi in cerca d'autore, e questo sblocco avviene osservando il comportamento e le prove di questa compagnia scalcagnatissima siciliana. Spiava lui, no? Spiava, esatto. Quindi erano sì, delle prove di altri lavori, non dei sei personaggi. Era in prova un manoscritto di Sebastiano Vella. Ah, ecco, quindi non c'è niente l'autore. Che è Valentino Picone. Ho capito. Esatto. E quindi noi stavamo provando questo testo. Insomma, questo è quello che è il film. Ma la realtà è che a noi mandavano degli stralci. Gli stralci sono le scene che si girano in quel giorno. A un certo punto a noi ci è venuta la curiosità, eravamo tutti questi attori siciliani, abbiamo girato a Roma e poi anche in Sicilia. A un certo punto dici, ma Caruso, ma wow, cioè, arrivavo copione per intero. No.
Dice, ma veramente no, ma manca mia, ma manca mia, ma può essere, ma manca mia, ma com'è possibile sta cosa? Ma ti ha arrivato, a mia manco. Insomma, ci fu sta tiritera, sto teatrino all'interno del teatrino, nessuno di noi aveva il copione per intero. E secondo me questa cosa è stata voluta, è stata voluta, Sì, ma sì. Questa è una prima chicca, sì. questa è una prima chicca. Come E poi tutti ben sappiamo, sì? no, volevo dire, siccome io sono molto innamorata di Tony Servillo, molto Stavo innamorata. per dire una cosa su Tony Servillo. Ecco, allora dici qualcosa su Tony Servillo e io me lo mangerei di baci quell'uomo lì, Ah, sicuramente. vabbè, intanto è un uomo meraviglioso, un attore meraviglioso. Questa è una chicca davvero ed è molto comica, ma davvero tanto. Allora, Dici, dici. stavamo provando le scene del teatrino siciliano, quindi eravamo tutti gli attori siciliani, che è la compagnia di questa filodrammatica di principianti, di amatoriali siciliani. Benissimo, eravamo sul palco di questo teatrino bellissimo, un'ambientazione meravigliosa, creata in un teatro nella provincia di Roma. Stavamo aspettando che cambiassero il set, che una troupe straordinaria di tecnici, veramente bravissimi e gentilissimi tutti. E stavamo però aspettando, era un momento un po' di noia, e a un certo punto la mia collega accanto a me, da che stavamo parlando normalmente, sì, appunto perché, ah no, questa cosa, eccetera, eccetera, a un certo punto mi dà una gomitata, cioè, dai, che è uguale! Scusami, chi è uguale a chi? E io guardavo la mia collega, mentre lei guardava il fondo. Lui è uguale a lui! Ma che stai dicendo? Ma che hai? E dice, guarda in fondo, avanti, guardiamo. È Mirande. uguale! Era lui! E era arrivato per conoscerci molto carinamente. Ed era arrivato già Già truccato, truccato. trucco parrucco e costume. Oh ragazzi, era veramente uguale. Io mi scandai, dissi, ma davvero? È uguale! È uguale! Meraviglioso, meraviglioso. Poi visto da lontano, ancora di più. Sembrava Niente, guarda. Mirabello, sembrava che fosse si fosse reincarnato. Sì, niente, una magia, una magia, Senti, una ma magia davvero. io l'ho visto qui a Milano, era venuto a fare l'orchestra, una cosa del genere, cioè praticamente lui recita tutto il tempo, non so se te lo ricordi, al piccolo l'avevo visto, recita tutto il tempo come se fosse un direttore d'orchestra, ma dando al pubblico le terga, per cui tutto il tempo voltato, No, tranne vabbè, pochissimi straordinario. momenti, perché c'è anche l'orchestra, c'è pure suo fratello in questo lavoro, È Beppe, musicista, sì. madre, quindi ma che meraviglia! Insomma, Scusatemi, io ho un debole per Beppe Servillo, ma a livello Sì. proprio lo ammetto Senti, ma pubblicamente, sì. avete avuto qualche momento, non voglio dire intimo voi due, ma siete andati a cena, per esempio, avete fatto cose di questo tipo? Allora, purtroppo no, perché dicevo poc'anzi che il mio personaggio non è un personaggio che sta tutto il tempo, poiché accade una cosa al mio personaggio e dopo quattro scene il mio personaggio esce di scena. E se Peccato. ne parla sempre di questo personaggio, ma in realtà poi esce di Lei non. scena. Esatto, e non posso dire di più, No, perché no, no, sennò e quindi non rovino. avete avuto tempo di fraternizzare troppo. E a Venezia invece? E non abbiamo avuto il tempo di fraternizzare, però quel giorno lui è venuto, è stato molto carino perché chiunque gli chiedeva di fare la foto con lui. Io che sono sempre molto attenta, molto preferisco non disturbare, eccetera. Guardavo i miei colleghi e dicevo: ma guarda sto scemo che va a rompere le scatole a Servillo per farsi la foto. Ma quel poverino, la pazienza, ma guarda quell'altra, ma guarda quella. E, E tu ma non io l'hai volevo fatto. fare una foto! Gli sei cascato, ma come si può resistere davanti a un uomo così affascinante? E poi per quello che, cioè,
un attore straordinario. Poi in realtà però con lui purtroppo non abbiamo avuto un seguito, cosa che invece è successa con Fico Arrepicone. Ah beh, Eravamo arriviamoci, È dai. stato bellissimo. Fate le domande che mi dovete fare, forza, perché lo so che ce l'avete tutte sulla punta della lingua. Dai, fagliela tu, Mimmo, la domanda su Ficarra Eh beh, allora, Piccone. intanto Ficarra e Piccone sono palermitani, noi siamo catanesi, quindi già esiste uno scontro, no? Nella... Lo scontro peggiore lo per scontro l'arancino. per l'arancino. Arancino e arancina, Sì, stettimo una serata, era un addirittura. occhialacrime. Quindi, Eravamo arrivate ai addirittura. coltelli. Comunque, certo che la simpatia che esprimono questi due ragazzi, chiamiamoli ragazzi Sì. perché sono sicuramente più piccoli di noi, cioè riesce questa simpatia che esprimono, riesce a superare qualsiasi tipo di altra faccenda, insomma. Sì. Ma voglio dire, nella vita, nei momenti normali, no? Fuori dalle battute, ma sono così frizzanti, così dalla battuta facile, spontanea, Sì, assolutamente tra di sì. loro sazzuffano, cioè perché No! danno. Si adorano. Poi ho notato che Ficarra ha un... Allora, Picone è così come lo si vede. È un bambolotto, è molto dolce, è molto dolce. Ficarra è pungente. È chi duca civiri... Civile Longo, Sì, che significa tradotto in italiano, quello che vede pigliolo. oltre, quello che vede più Supera lontano. l'ostacolo, vede. Esatto, è anche un po' diffidente, però in maniera non brutta del Maligna, termine, è una maliziosa. diffidenza, no, assolutamente, è una diffidenza dovuta probabilmente a... Le varie cose della vita che capitano a tutti, per carità, poi ognuno le elabora un po', però sono tutti e due grandemente professionisti, professionali e molto generosi, che è una cosa che non riscontro spesso con altri colleghi, insomma, anche che conosco bene. Ecco, hanno questa generosità e questa grande intelligenza. Siamo nello stesso film, facciamo bene tutti. Se abbiamo delle difficoltà, aiutiamoci. Parliamone, sì. E così è stato. Sì. Ci davano molti consigli, magari anche un po' sottecchi. Guarda che se questa battuta magari le dici così, forse può piacere un po' di più anche al regista. Cioè, molto, molto carini e molto generosi. Collaborativi, Assolutamente. E spesso si cenava insieme. E sono molto spassosi, sì. Immagino, assolutamente. sì. E Ficarra ha questo senso di dolcezza e di protezione nei confronti di Picone. Non lo Sì. so, mi è sembrato così. Sono molto, molto amici. Amici. Sì, ma si vede che non è la classica coppia di partner in scena, professionisti, che magari a un certo punto piglia e non ce la fanno, non si sopportano più. Loro si supportano moltissimo. E mi ha commossa proprio questo loro rapporto fraterno, ma vero, proprio vero, anche quando non erano in scena, anche quando non erano magari sotto gli occhi di tutti, quella complicità tra due fratelli che si vogliono bene, Che esiste quando poi si vogliono bene. scusami, ma noi siciliani ce l'abbiamo questa verve, Sì. questa Sì. condizione, cioè questo senso di collaborazione, questo senso del rispetto, dell'amicizia, Sì, loro però la esprimono molto bene, devo dire. l'esprimono molto bene, però questa cosa che tu stai dicendo,
Di recente mi sta venendo a mancare, cioè non la vedo più. Forse sono i tempi, forse sono questi ultimi 2 anni, forse la stanchezza di una certa età. Io sono quasi una cinquantenne, quindi vedo molta stanchezza sotto molti punti di vista. Io penso che sia anche il fatto di non avere delle buone opportunità, ma anche in questa città sono catanese e ovviamente parlo di Catania e la lingua batte dove il dente duole, è Duole. normale. È normale, però questo grande affetto e questa grande empatia mi sta venendo un po' a mancare. C'è Amaro, però. molta competizione, si fa spallate facilmente. Sì, è una cosa che io non ho mai amato, infatti preferisco C'è lavorare una sola. sei un'arroganza strisciante, tu sei Sì, meglio di io sono meglio di ma c'è te, anche insomma, l'invidia, c'è anche quello. un'invidia che è Sì, senti, davvero. invece in questo cast no, invece in questa esperienza non hai trovato, l'hai trovato questa solidarietà? Sì, l'ho trovata perché grande merito di Roberto Andò, Deve essere un'altra persona. Il testo, oltre alla regia, oltre il regista, oltre tutto quello che ha fatto, c'è stato anche questo. Non ha mai creato tensione. È stato bello girare con lui, è stato bello girare con questa serenità. Devo dire che raramente si trovano delle oasi così felici e serene. Ecco, Senti, quindi. invece io sono curiosissima di sapere quando sei andata a Venezia, cos'è successo? Ecco. Mamma mia, ragazzi, che Oh! emozione! Era la Non prima si volta può che andavi a capire, Venezia? sia a Venezia che a Roma, ma a Venezia di più perché ero protagonista ed eravamo sotto gli occhi di tutti. No, a Venezia mi sono. La più grande violenza mentale è stata nei miei confronti da me stessa. Perché allora mi ripetevo da giorni. Stai attenta a come cammini. Stai attenta a non acciuppicare sul tappeto, a non Rosso. inciampare sul tappeto rosso. Non sorridere troppo, Ecco. perché non è figo. Fallo un po' desiderare. Non sorridere da questa parte che c'hai ancora il dente da latte, magari chi so considerato. Sorridi da questa, che è un poco meglio. Quando ti levi la mascherina attenta agli orecchini, perché Insomma, se si incastra ti stacco la testa. Ecco. un manichino. E io mi dicevo tutte queste cose, poi mi fermavo e pensavo, ma sono la peggiore nemica di me stessa Ma chi io? vabbè. Lei tira fuori dalla tasca il famoso regista alter ego, no? Che le dà tutte Esatto, le istruzioni. esatto, esatto. Mi raccomando, Laura, non dire niente, stai zitta, perché una parola è buona, una di troppo no, perché poi io mi impapero, Quel perché la troppa sorridere, emozione. quel non sorridere troppo è delizioso. Sì, non sorridere troppo, il dentino da latte, mi raccomando, dall'altra parte. Quando ti togli la mascherina, infatti, mi hanno fatto un video dalla televisione, che poi è diventato una GIF, mi hanno fatto la GIF di questo video, di me che mi tolgo la mascherina. E realmente ero in uno stato di grazia molto raro. E tutti mi hanno detto: ma che eri figa, ma una strafiga, sei stata elegantissima. Sapeste quello che c'era sotto? E quello che c'era sotto era questo: cazzo, se si pinge la mascherina, faccio troppa malagumbassa. Ecco, questo è quello che ho Traduci, traduci, traduci per pensato. Maria Grazia. Vabbè, Ma cazzo, si è capito. corbezzoli. Corbezzoli. Milanese che ci guarderà, translation please. Corbezzoli, se mi si incastra la mascherina negli orecchini, la porto a brutta figura. Quindi attimi di panico. I tuoi orecchini hanno la clip o il muso? No, hanno il gancetto, Ah, quindi è anche difficile che si incastrino, perché insomma, No, sai. ma siccome erano degli orecchini bellissimi che mi ha fatto un mio carissimo amico artigiano, MF Factor,
Maurizio Fragalà. Diciamolo, diciamolo. Sì, infatti, Maurizio Fragalà mi ha fatto questi bellissimi orecchini. Lui, Cesella, il bronzo, l'ottone, il rame. Ed erano questi bellissimi orecchini in ottone, raffiguranti una corona di Sant'Agata, la corona. Quindi gli orecchini molto grandi, in ottone, tutti cesellati, tutti incisi, meravigliosi, con delle pietre e delle perline di fiume. Quindi, siccome erano cesellati, avevano anche Santucce. un andamento esatto. Quindi la mascherina, io ci ho pensato dopo, hai capito? Il panico, ho detto, mica Sam, ora faccio mala bombassa, invece grazie al cielo è andata tutto bene. Bene. Senti, Roma è diversa da Firenze. A Roma sì, è stato diverso perché comunque non ero fra gli attori protagonisti e quindi insomma. Mi sono un attimino rilassata. Gli orecchini me li sono fatti fare stavolta da Vetriamo, che sono dei carissimi amici che A ogni hanno. film ti fai montare due orecchini nuovi? Sì, perché mi piace portarmi appresso i miei amici artigiani. Siccome le mie origini in realtà sono di artigiana, è una cosa poi che non ho fatto perché ho fatto teatro, però inizialmente quando frequentavo corsi, la scuola, Hai l'istituto d'arte, vari fatto corsi, liceo artistico, hai fatto, sì? l'istituto Ah, d'arte. liceo d'arte, sì. Sì, in Via Crociferi. Via Crociferi, Esatto, bellissimo. Beh, lì il meraviglioso. teatro è in cielo aperto lì, quindi figurati. Esatto, meraviglioso. E quindi a ogni cosa molto importante mi piace portare i miei amici con me, soprattutto le loro creazioni. A Roma il vestito era di Elisabetta Cenzabella per Utilis, sempre a Allora, Catania. Lei bello, ha. molto bello, molto elegante, ti ho visto. Infatti me l'ho fatto lei totalmente di sera pianta, proponendomi questa stoffa stupenda. Il modello è tutto, me l'ha cucito addosso. E gli orecchini erano di questi amici miei che hanno questo negozio di vetri artistici e fanno, a parte gioielli, ovviamente, fanno anche orologi, fanno alzatine, piatti, veramente di tutto, cose Laura, bellissime, anche no. borse. Laura, non so cosa ne pensa Maria Grazia, però se tu mi fai avere qualche foto tua con il vestito, Sì? Sì, oppure dove si vedono gli orecchini, sì. magari la aggiungiamo a questo video. Nel momento in cui tu dici il vestito era così, allora io magari faccio entrare Ti faccio l'immagine. avere tutto appena poi rientro a casa perché in questo momento Maria sono a Grazia, casa tu di cosa mamma a ne Masca pensi? Lucia. Trovo che sia molto bello perché Mimmo è bravo a fare queste clip di Beh, originali. bellissimo, guarda, mi fate contenta perché ci tengo ogni volta a portarmi appresso delle creazioni dei Senti, miei amici. allora guarda, tu mi devi ripagare di una cosa, che quando verrò a Catania, andiamo da Savia e mi offrirai il caffè. Sì, ma anche un Savia? arancì? No. Anche no! C'è una Arancini tirrena! sì, Guarda, no. io sono stato in una Santa Lucia 5-6 anni fa, sono stato a Palermo, mi trovo a Palermo, guarda, c'era una Palermo che era inondata di sto sciauro, di quest'odore così pungente, Sì. acre, aspro, di olio friuto, che bastava Certo. seguire, ti portava dritto dritto laddove friggevano queste cose. Morale della favola, pigliai d'arancino, l'ho morsicato e l'ho buttato immediatamente perché era Allora, io terribile. ti devo dire da catanese che non mi piace l'arancino palermitano, mentre C'è un motivo. C'è un motivo, diciamolo il motivo. non mi piacciono, non lo so poi perché. È questione E di neanche la cialda Del del cannolo? cannolo. Sì, neanche la cialda La del nostra com'è? cannolo. Più La nostra è ruvida? più chiara. È Più più chiara. chiara, usano forse una farina diversa, mentre adoro di Palermo quella pizza, come si chiama? Lo sfingione Lo sfingione si chiama. da Sì. morire e le Buono, buono. panelle, Vabbè, ma drogata di panelle, hanno una tradizione comunque con dolciaria le mamme incredibile, straordinaria, straordinaria. Senti, straordinaria. la prossima volta che vengo a Catania, che Sì? vengo in Sicilia,
E ci vediamo. Dobbiamo organizzare un incontro fisico qua, fisico, Assolutamente. Intanto ti faccio, io ti preparo delle cosizze buone, particolari, eccetera, e dal mio compagno ti faccio preparare il pesce, che è molto bravo a Ah, io con il cucinarlo. compagno, io faccio portare la mia moglie. Che può portare Iaia? Maria Grazia. Oh, Yaya è una che lavora Ci benissimo fidiamo. con le mani da tutti i punti di vista, sia in cucina che poi a livello anche lei artigianale, intreccia, annoda. È dei nostri. Mia moglie è scenografa. Ah, Che meraviglia! è una grande, bravissima scenografa. Bellissima! Sì, Che meraviglia! insomma, mondo di ma ne ha tanto da raccontare. Abbiamo conosciuto il figlio di Filippo, Luca. Abbiamo conosciuto lo scenografo, il primo scenografo di Edoardo. Caspita! Beh, ne ha da raccontare, solo che lei E cioè, immagino. è timida, si ritrae, non vuole La assolutamente. sblocco io. Ah, vuoi Sapessi tu? quante persone ho sbloccato? Un po' riservatina, te ne sarò grato, te ne sarò grato. Senti, allora Grazie siamo al cielo ho già a questa capacità di meno 3 minuti. sbloccare. Un'altra volta a meno 3 minuti, mannaggia. Noi potremmo stare qua 8 mesi di Ma fila. infatti. Vabbè, attualmente tra qualche settimana, se Ci volete, troviamo, va bene. magari ci Sì, inventiamo, giusto. un tema e sarà anche un po' più piacevole probabilmente, no? Nel seguire Sì, un sì, tema sì. particolare. Che ne pensi? Possiamo Come volete, inventarcela. io sono Magari disponibilissima. facciamo una roba, invitiamo anche la Tizi, invitiamo la Sarebbe Tizi. bellissimo. Tiziana! Sì. Certo. Allora, ragazzi, mi avete fatto passare un'oretta abbondante, così bella, che mi Io sono sono veramente strafelice di intanto di aver conosciuto Pippo e poi Maria Grazia di aver passato Mimmo. 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 Ma c'è scritto Che cosa avete detto? Allora, Mimmo o Pippo? Perché qua c'è ascoltami. scritto Giuseppe Privitera, io inizialmente ti chiamavo Mimmo. È Mimmo, perché allora Appunto, io però poi. ho due nomi, Giuseppe Domenico, però per tutti gli amici sono Mimmo Mimmo. da Esatto, Domenico. ma infatti io avevo capito Devo Mimmo, cambiarla poi sta ho visto cosa. Giuseppe, poi ho visto Giuseppe e ho pensato, lo dico in italiano, mi confondevo, come si chiama? Ho detto, mi sbagliai? Mimmo, appunto. Mimmo. Maria Grazia, niente, è stato bellissimo rivederti e risentirti. Grazie Lauretta e grazie Grazie. di questi bellissimi momenti assieme, ti sono veramente e ti siamo Abbiamo veramente saputo cose bellissime che non assolutamente, grazie a sapevamo. voi. Cara Sì, Tizia, ma ce ne sono altre cose da raccontare, quindi ci rivediamo sicuramente. Dai, organizziamo, rifacciamolo. rifacciamolo. Allora, un meno di un minuto, ragazzi. Ok. Un minuto e niente. Ci salutiamo, ci Grazie di abbracciamo in tutto. quarantena.